La pratica è stata archiviata da grandi giri. Tutti vinti dal Jumbo Visma. Ecco i classici e il primo giorno di una giornata del suo ritorno di stagione. Una gara molto particolare per lo sloveno che, da un lato, ha trovato 441 giorni dopo l'ultimo scontro diretto dall'altro aveva iniziato la giornata comunicando il suo addio ufficiale al Jumbo Visma dopo 8 anni di onorevole servizio. Sentimenti di contrastia ma, a San Luca, aveva già vinto Rogiknoi due volte. Oltre a indossare la maglia rosa al Giro 2019. In breve, la sua casa. Lo sloveno si è confermato ancora una volta con un trio stellare battendo il suo connazionale. Nonostante la grande opera di Ulisse, Adam Yates e di tutti gli Emirati. Giorno, tuttavia, per gli abruzzese che sta aumentando i giri in vista della settimana successiva. Quando dovrà affrontare di nuovo Roglic Pogačar. Notizia prima parte della gara caratterizzata da una fuga di 8 giochi a 179. Atta elle Bogna Scaroni Mosca de Tiar Mattia Bè, Campubi Ansaloni Montefiori gli 8 non guadagnano così tanto. Con il Jumbo Visma di Roglic e gli Emirati degli Emirati Arabi Uniti Pogačar. Adam Yates Ayuso per controllare. Sul monte del nono. In effetti, gli Emirati Arabi Uniti accelerano e solo 40 benefici restano per i fuggitivi. Con Scaroni e Bè che cercano di lasciarsi soli. Ai 10.8 dalla fine qui è Adam Yates che mette tutti in fila e toglie il gruppo del meglio. Conosco Rogic attesa che gli ultimi 350 metri se ne vadano e lasciano tutti dietro la vittoria in tre gare questa salita per il capitano del Jumbo Visma.